vi do le istruzioni del gioco un logo un po' particolare. Se osservate queste due figure, notate che vale il teorema di Pitagora, che di solito viene dimostrato in questo modo. Ovvero, in ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. In realtà il teorema di Pitagora vale con qualsiasi poligono regolare e anche con le aree dei cerchi, proprio come in questo caso. Infatti, il semicerchio costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei semicerchi costruiti sui cateti. Togliendo da questi disegni le stesse fettine colorate, ricaviamo queste due parti. E se le dividiamo per due, otteniamo il triangolo e la mezzaluna del logo della Mafesis. Quindi le due figure sono equivalenti. Ci sono altri due modi per trovare la soluzione a questo gioco, osservando la figura del logo. Se notate, il cerchio che ha come diametro il lato del quadrato ha un'area che è la metà di quella del cerchio costruito sulla diagonale del quadrato, perché il rapporto tra lato e diagonale è 1 alla radice di 2. Allora il rapporto tra le aree è 1 a 2. Quindi il semicerchio costruito sul lato è equivalente a un quarto del cerchio costruito sulla diagonale. Le parti colorate si formano togliendo dall'uno e dall'altro la medesima fettina bianca e sono perciò equivalenti. L'altro modo per risolvere il problema è un po' più lungo, perché vengono fatti tutti i calcoli. Possiamo chiamare R il raggio della circonferenza grande. L'area del triangolo colorato è quindi R al quadrato fratto 2. L'area della mezzaluna colorata è data dalla differenza tra l'area del semicerchio di raggio R per radice di 2 fratto 2 e l'area della fettina bianca, che a sua volta è la differenza tra un quarto di cerchio e il triangolo. L'area della mezzaluna, come vedete, risulta R al quadrato fratto 2, proprio come l'area del triangolo. Le due figure hanno perciò la stessa area. Questo gioco si basa sul principio di figure equivalenti ed aiuta anche a ragionare su varie figure geometriche, come il cerchio e il triangolo. Spero che vi siate divertiti giocando un po' con la geometria. Alla prossima!